Olivicoltori delle province di Forlì, Rimini e Cesena, buongiorno e ben ritrovati. Siamo giunti al 41esimo notiziario olivicolo del 29 ottobre 2021. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia Romagna. Veniamo ora alle fasi fenologiche. Siamo a maturazione delle olive e raccolta in atto. In questa settimana l'indice di maturazione col metodo GEN è arrivato a 4,41 nella zona di Rimini, mentre a 4,47 nelle zone di Cesena e Forlì. Vi ricordiamo che l'indice di maturazione è corretto quando supera i 3,5. Il tenore di grassi siamo intorno al 22,15% con una umidità della pasta tra il 44 e il 45%. Vediamo ora le considerazioni da parte dei nostri tecnici. Parliamo della maturazione delle olive nell'annata 2021. Sul notiziario abbiamo riportato gli stadi di maturazione delle olive, dal contenuto di grassi e quasi in parallelo con il raggiungimento della maturazione con l'indice GEN. I grassi sono stati rilevati mediante spettrofotometria all'infrarosso con analizzatore Food Scan della FOS Italia. L'indice di maturazione di GEN ha espresso l'evoluzione della colorazione delle olive nella fase di maturazione, accostandola alla quantità di olio accumulata nelle cellule della polpa. Viene così determinato al raggiungimento dei valori tra 3,5 e il 5, il contenuto massimo di olio. Questo indicatore è variabile da varietà a varietà. Resa in olio. Molti chiedono come calcolare la resa in olio su partite d'oliva. È molto facile. Si divide l'olio ottenuto per il peso d'olive consegnate e lo si moltiplica per 100. Questo però è un parametro importante. Non è affidabile per valutare la capacità produttiva di partite d'olive espresse in olio, in quanto se piove aumenta il peso dei frutti. Di conseguenza, e in base alla quantità d'acqua assorbita, diminuisce la resa in olio, come riportato nella tabella del nostro notiziario. Situazione fitosanitaria mosca dell'olivo. La popolazione d'adulti in volo è poco attiva. Nelle trappole da monitoraggio si hanno limitate catture di individui adulti, tutti peraltro maschi. Il controllo sulle infestazioni in oliveti ha dato risultati compresi tra l'1 e il 4%, sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa. Considerato il momento di raccolta, non va eseguito alcun intervento fitosanitario. Difesa fitosanitaria. Si consiglia sia a chi ha già concluso la raccolta, sia a chi per quest'annata è senza olive, di attuare un intervento fitosanitario utile a contenere i parassiti funginei, come l'occhio di pavone e la lebbra, o eventuali fumaggini o batteriosi come la rogna dell'olivo, utilizzando la portiglia bordolese se pronta all'uso e con 20 g di rame metallico sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata. Vanno utilizzati 350-500 g a ettolitro di acqua, oppure ossicloruro di rame con 30 g di rame metallico alle dosi di 250-300 g a ettolitro di acqua. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.